Ciao a tutti e benvenuti a questo nuovo video a tema sfide, a tipo versus battle, combat, non so più cos'altro dire, quindi buonasera a tutti, stasera ce ne diamo di santa ragione con Jujutsu Kaisen. Il famoso. Con me ci sono sempre i soliti buon vecchi Tony. Ciao. Manu. Ciao. E Capitano. Salve. Ok, abbiamo già buonasera Enrico e buonasera Entity. Già dato un suo parere. Tony non capisci niente. Ok, dai. Bando alle ciance. Partiamo subito con una sfida o volete prima una mia battuta? Prima battuta. Cazzo, speravo che partevamo con le sfide. Allora, sapete perché Superman non dà mai il 5, il Gimme 5? Sì. Come si fa, no, perché? Come si fa a bannare questa persona? Non ho capito. Allora, ripeto. Sapete perché Superman non dà mai il 5, il Gimme 5? No. Perché lui non è 5. Batman. Ah, vabbè. È tutto molto triste, sì. Confermo. Scusi, ma... Tony guarda il gruppo di cattivo. Tu... Io concordo pienamente con Entity. Sì, ragazzi. Infatti, sto un attimo leggendo quella roba lì. Ok. Anime. Ma non è Entity, quello è Shadow. Io leggo Entity. Mi dice in chat. Ah, ma ti guarda il gruppo Telegram. No, ho visto adesso. Ho riso per quello. Ok, ragazzi, iniziamo un po' a visualizzare qualche sfida e vediamo un po' chi c'è stasera. Mi dai lo Shadow, vergogna, va bene. Cazzo, allora, un complimento. Prima sfida di stasera prevede il buon vecchio Gojo. Ovviamente le sfide le annuncia Manu, le dirà lui, quindi se sbaglio un personaggio prendetela con lui, non è colpa mia. Vabbè. Sopra c'è Teen Gojo, quindi Gojo del flashback, prima che sblocca l'RCT. Pre-risveglio contro il gioco. Allora. Ok, allora. Questo decido carino. Io chi parla per primo. Allora, io no, mi astengo. Manu, non lo so, ti astieni? Sì. Ok, si astiene. E allora... Tony. Ciao. Vince Gojo perché il colpo sicuro del dominio di gioco non è abbastanza forte per conquistare l'infinito, come è già stato mostrato. Aspetta, allora, qui è Gojo pre-risveglio. Sì. Ok. Sfide, non parlare come se sapessi di cosa stai parlando. Io leggo e basta. Comunque, questo è sia Go sia Jo per ora. No, tutti e due. È proprio, è ancora fuso qua. So come si è fissato, però qua è ancora la fase in cui le parti sono unite. Lo so, sembra strano vederlo così a sto punto. Ah, quindi è un personaggio creato da Ipotara. Ah, ho capito, perfetto. Vabbè, porco. No, io ho usato Ipotara, non ho usato il Metamor. Ok, ragazzi, seriamente, Tony, dimmi.
Vince Gojo perché il colpo sicuro del dominio di Giove non è abbastanza forte per bypassare l'infinito come è già stato mostrato. E Giove non ha nessun altro attacco per ferire Gojo. A livello di speed forse è anche più veloce Giove, ma tu sei la testa e prende Gojo. Ok, ma spiegami un attimo questa cosa. Ma Come Gojo usa la carta cambio giro. No, non ce la faccio. Perché? Fantasia, gli autori. Fra l'altro, La Gojo Reverse sì, Card. gioco. Fra l'altro, Gojo già qua c'è già il dominio semplice, quindi il colpo scuro Ma non scusa, Tony, incassa. Dimmi. ma l'infinito di questo Gojo non può essere bypassato se l'altro è più veloce. Mi fa. No, Ah, non però credo. posso dire un paio di cose. Allora, dico la mia. Dimmi tu, fake. Sì, a me volevo Allora, rispondere. c'è da dire una premessa. Cioè, Toji le batte le maledizioni elementali? Secondo me sì. L'Islam negative. Ma Negdif, guarda che gioco ha comunque un cazzo di meteorite gigante. Ma non gli fa un cazzo. Ma Ma poi guarda posso che niente, non prendere per il culo che il meteorite guarda che gigante lo schiva all'ultimo. no, ma lui anche mi ha risposto sul fatto che secondo lui gioco con la No, velocità. scusa, parlavo con cosa? Parlavo con Capitano, scusami. Sì, Capitano, no, cioè. no, no, ma da allora guarda che Sukuna quando combatte Jogo a Shibuya dice sì, quell'attacco mi avrebbe sicuramente ferito se mi avesse peso. No, non dice così. Quindi C'è dice Gio. così. No, mi ricordo testuali parole. Non dire cazzate. Gioco dice. Anche Sukuna deve essere rimasto ferito dopo un attacco del genere. E Sukuna si mette a ridere e gli fa. Se mi avesse colpito, forse. Tutto ridendosela. Per prendere per il culo. Ma anche se fosse, non importa perché. Quel meteorite lo schiva Panda. Lo schiva Panda all'ultimo. È troppo lento come attacco. Non c'è. Fortissimo Vandal nel nostro Cioè. mondo. Nerf Vandal. E comunque ti posso dire che il dominio semplice e il dominio sono due robe ben distinte e separate. Cioè che il dominio semplice è semplicemente per evitare il colpo del sicuro del dominio e per poche altre cose, non è così utile. E forse è tipo la Capitano. tecnica. No, non me lo ricordo, però è tipo la tecnica più inutile di Jujutsu Kaisen, il dominio semplice. Conta che l'unico motivo per cui Gojo contro Sukuna riesce a guadagnare tempo per batterlo dentro il suo dominio è grazie al dominio semplice. L'unica ragione, se non era morto. Stretta di mano. Detto ciò, Comunque rispondi alla cosa che ha detto Entity. devi contare Maki perché. No, Entity, perché. Beh, a parte che. Dovreste contare Maki del capitolo 2.15 e 2.17 quando combatte con il 15 Ita, no 16 Ita, scusa. Però sto Toji è molto più debole perché, cioè almeno per quello che viene detto nel manga anche nelle pagine extra dovrebbe essere fuori allenamento a bestia. Perché Gege dice che, in una pagina extra dice che praticamente Toji è cambiato da quando ha conosciuto la madre di Megumi. E di conseguenza, calcolando l'età di Megumi, saranno passati tipo svariati anni. Quindi, sto Toji è molto fuori forma. Infatti, lui dice lui stesso Domanda che sta riprendendo la mano solo quando faccio una domanda uccide Gojo. ignorante, ma che poteri hanno? Scusate, io mi disconnetto un attimo perché Ok, non problema, hanno, però fai sto presto. ascoltando l'episodio in giapponese e voglio capire che dice Sukuna. Ma guarda il manga. Sì, il manga è lo stesso discorso dei sottotitoli, eh. Cioè, se lo Ma voglio ascoltare in giapponese è perché voglio avere la fa quello che vuoi, fa sicurezza. quello che vuoi. Fai come vuoi, a dopo, ciao. Allora, che poteri hanno? Ma aspetta un attimo, prima di questa domanda, è meglio, secondo me è meglio parlare di un punto. L'infinito di questo Gojo non è automatico. Manu, l'unico motivo per cui non riesci a targettare Toji
Non è perché non lo vede, è perché non è energia malefica. Infatti Gojo prova a targettare la sua energia malefica per bloccarlo anche se non lo vede, ma non riesce a farlo, perché non è energia malefica. Ma io dico se gioco lo abilizza. Non può bypassare l'infinito. No, escludendo che non lo blizza, però a parte quello no, non credo. Esatto, Toji passa solo perché ha la spadina. E Toji ha sto Gojo in quel momento praticamente lo blizza. Cioè. Beh, col dominio come fa? Manu, il dominio di Gojo non è, di gioco non è abbastanza raffinato da bypassare l'infinito. Ma scusa, lo bypassa quello di Gojo grande? No. Come no? Lo tocca? No, Manu, no. C'è proprio Gogo che fa il dominio, Gojo che sta fermo e Gogo gli fa: se riuscissi ad ampliare la potenza del mio colpo sicuro potrebbe passare l'infinito e Gojo gli fa ipoteticamente sì, quindi no. Ma tu dici quando fa il dominio cross? Manu, Gogo il dominio su Gojo lo fa una volta. Ma infatti lo, io mi ricordo che lo tocca. Mamma mia, ragazzi, con tutte puttanate. Invece, fammi un attimo capire questa cosa. È il testa caramello qui, che poteri ha? Manipolare le fiamme. Cioè, non ha un nome la sua tecnica. Cioè, che Non ha un fa? nome la sua, non ha un nome la sua tecnica. Caccia scorregge di fuoco, cioè, fammi capire. Ipoteticamente sì. Ti odio. Ok, il fuoco, meteoriti, Fa grandi ok. meteoriti. Ok, allora. Aspetta, vado a prendere le scan, che sennò. Ok, volevamo raccogliere un po' i voti, che dite? Chi vince questa sfida? Gojo negativa. Ok. Quindi abbiamo un voto per l'occhialuto. Fake, tu chi voti? Io dico Gojo Hard Ma D. infatti, scusate, ma Gojo dice che dentro il dominio di gioco può essere colpito. Manu, no, sto prendendo la scampa perché te la mando perché stai dicendo puttanate, però no. Ma se Tony dice così, sarà così. Quindi perciò votiamo tutti il contrario, è ovvio. Andiamo tutti per Gojo, che dite? Così passiamo avanti. Anche Tanto perché penso votano in chat, che votano pure in gioco. chat votano Gojo. Ah no, abbiamo un No, voto votano per. gioco. Oh, abbiamo un voto per testa Ce ne sono vulcano. tre per testa di minchia. Vabbè, testa vulcano, diciamo così. Quindi per testa vulcano io leggo solamente un voto. No, due voti. Tre perché pure Shadow, Entity e Lord. Lord non l'ho visto. Dove cazzo sta? Ha detto prima. Ah, ok, l'ho persa allora nella chat, vabbè. Ok, quindi vince testa vulcano. In chat sono tre voti per testa vulcano, invece qui per occhi belli solamente due voti. Vabbè, Sì. se siete voi d'accordo, vabbè, una cafonata, però va bene, ok, non è un problema, passiamo avanti. Vince testa vulcano. Ok, andiamo per la seconda sfida di stasera. Manu, annuncia tu il versus. Pensa che si vede, no? Ma scusa, ma Tony è mutato. Ok. Non lo No, so. sto controllando la roba. Ok, vai Manu, chi sono Ma questi qua? quindi quello, ha vinto, quello di prima, come l'ha vinto gioco? Sì, ha vinto testa vulcano. Ah, sopra c'è Gedo e sotto c'è Ryo. Ok.
Prima ha parlato Tony, ora parla Fake, per primo. Ora, il versus è? Ghetto contro Ryu. Ghetto a Ryu sarebbe quello coi capelli di merda. Vabbè, non giudichiamo il design che ha voluto dare l'autore. Comunque, questi capelli di merda. Comunque, Tony, anche se dipende dalla traduzione, aspetta un attimo, chiudo il punto. Anche se dipende dalla traduzione, si vede proprio nella scamprima che Gojo sbatte la mano sul muro di. Sì, ma sti cazzo, quello non prova niente. Gojo può interagire con le cose esterne. Ma lo para, perché gli sta arrivando addosso, lo para. Io dico Ghetto semplicemente perché Ryu è una pippa. Infatti lui gli brucicchia la mano e gli dice un altro framano qualsiasi sarebbe morto. Ma guarda che non, quando Gojo mette la mano in mezzo non gli fa un cazzo la mano. È tipo fumo. Boh, non provo. Ok, concentriamoci un po' su questa sfida. Aspetta. Fake ha dato il suo voto. Tony? Aspetta, chi ha votato, capitano? Capitano, chi ha votato? Io ho votato Ghetto. Ghetto. Tony? Voto Ryu. Motivo? Ma fit migliore su Yuta. Il 15 dita non abbastanza P per, anzi il 16 dita non abbastanza P per ferirlo gravemente. Infatti secondo devo usare clip che dura neg. Ha win condition migliori. Ha Pino però lo Uzumaki di Ghetto sarà più forte del dismantle. Sì, lo Uzumaki di Ghetto è più forte del dismantle sicuramente, il 16 dita. Però anche il granita blast. Meno più probabilmente sono comparabili in realtà per fit. Ma io scalo tutto il resto. È sicuramente più veloce, ha durability maggiore. È più abile in close combat, ha un condizione migliore col dominio. E così via. Ok, in chat cosa votano? Non si sa. In chat sono morti. In chat hanno detto no, basta, no, è passato Gojo, è passata festa. Ma penso stia andando tutti a controllare sta roba di gioco. Molto probabilmente. Quindi praticamente questa sfida passa inosservata. Vogliamo passare direttamente alla terza. Che Shadow sta magari... pensando. Non ho capito, scusa. Silenzio che Shadow pensa, finimento raro. Vabbè. Se sta pensando, io passo avanti. Lasciate pensare a Shadow. Entity chi voti? Entity voti, lasciare pensare a Shadow. Ghetto. Anch'io voto Ghetto. E allora anch'io. Non so perché, ma mi ispira questo Ghetto. Non credo, Scamma. È tipo uno dei cioè tipo il secondo personaggio meglio scritto di Jujutsu Kaisen, quindi non credo. Beh, guarda, oggi è meglio, ma Entity sì, prendilo Prime, quindi votiamo tutti Ghetto? Cioè, no, Entity non stai considerando quello che ha fatto molto aiuto, considerarlo Prime. Ok, andiamo tutti per Ghetto. Tony vota Ryu. Raccogliamo i voti. Sì, ma qua non state motivando un cazzo, se posso. Infatti. Oh, io argomento su Gojo, volevo argomentare un po' su Ryu, ma Ryu come tutti quelli che sono stati introdotti nella saga delle colonie. Quasi tutti non da dire un cazzo, semplicemente perché sono delle pippe sopravvalutate dai fan. Aia, queste affermazioni fortissime. Questa è, c'è sì, la guerra. Sono,
Ma per quanto a me piaccia, mi piacciono alcuni, c'è tipo Kashimo mi piace, ma sono delle pippe Sì, si praticamente. spiegano tante cose. Ma tu non puoi dirmi che Kashimo è un gatto speciale, ma questo è uno dei grandi problemi di Jujutsu Kaisen. Ma tu non puoi dirmi che Kashimo è un gatto speciale e Nanami no, e Todo no. Cioè, Perché cazzo, Nanami? Nanami Ma è io solo che il cazzo sto gatto. sentendo nella mia vita? Perché Nanami Nanami? è solo, battono Ryu, battono la tizia del cielo, battono tutti quei gatti speciali pippa di merda che non sono mai gatti speciali. Ma Nanami perché io. batte, Ascolta, Nanami no, batte Kashimo. sta zitto, Manu. Sì. Io ti dico una Ma cosa. anche già Kashimo già me lo posso accollare che è un gatto speciale. Anche se è stato battuto da uno stregone, già col fatto che è stato battuto da uno stregone di primo livello, già questo dovrebbe farci sospettare. Ma ancora Kashimo, ma se tu mi dici Ma che guarda lui. che Kashi non viene mai a essere un gatto speciale, sono tutte puttanate e stai dicendo te perché non capisci un cazzo giusto. No, è dato grado speciale No, Kashimo. non viene mai È detto. dato grado speciale anche Ryu. Non Ma viene mai Ryu, no, ma detto. Ryu Non viene mai viene detto. sfondato da Todo. Non viene Ryu mai da detto. Ryu Todo. viene sfondato da Todo. Ma tutta la vita, Perché ma su lui c'ha una di 100. droghi. Ma su 100 combattimenti Todo ne vince 101. Ma È io ti proprio dico il che power system di Jujutsu Kaisen che è sballato. Capitano, capitano. Come fai a dirmi che Kusakabe è lo stregone di primo livello più forte? Poi vabbè, quello è una cazzatissima. Lo dice che coso Ma lì. Entity, secondo me non vince manco quello in cui Ryu dorme, Come capito? disse una volta Entity, i Kage vincono contro Madara se all'infinito Tsuyomi. No, ma perché non fanno nulla, c'è Ryu che fa il daggio di merda dei capelli, No, aspetta, poi. però io voglio capire una cosa. Come fa? Allora, te hai detto che Nanami e Todo sono più forti di Ryu. Sì. Ma come fa Ryu se è così scarso a tenere testa aiuta? Non gli tiene testa. Come no? Quello è Ma sai che. mid-range No, 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 perché per te quanto non ti ricordi bene il riguarda. manga perché giustamente per esempio sembra un cazzo, ma. Ti ricordi che Yuta dice letteralmente che se non prestasse la massima attenzione prenderebbe una marea di danni solo dai pugni di Ryu, manco dai raggi? Sì, ma quelle sono robe che si dicono perché devi appare i fan. Infatti, Ma scusa, ma infatti, scusa. conta che un secondo dopo Ryu fa un raggio non caricato e gli fa saltare il braccio quasi. E Yuta deve spammare recite tutto il tempo solo per cercare di sopravvivere. Zì, no, no, zì, ma quello non è hard diff, quello è mid diff. Per me, Ma tenere secondo te, ma scusa, ma secondo questa. te Todo, ma secondo te Todo viene middiffato da Yuta? Todo, secondo me, fa. Come si chiama la tizia quella che aveva il potere del cielo, la strano? Uro, si chiama Uro. Uro. Secondo me, Todo da solo fa quanto Ryu e Uma. Umo lì, come cazzo si chiama? Manu, Manu. Secondo me, se quello è tenergli testa, gli tiene testa anche Todo da Manu, solo. Manu, Ma che stai dicendo, capito? Manu, scammato. Io non parteciperò più a una live su Jujutsu. No, perché veramente, no, io ho di sto puttana, cioè, prendi Ryu, lo No, metti, cioè, ma semplicemente, non sai leggere, semplicemente non sai leggere, abbiamo capito, dai, tranquillo. i personaggi presentati nell'arco delle colonie. E semplicemente volevano essere presentati come fortissimi quando non lo sono. Per me tenere testa aiuta vuol dire è tipo Sukuna. Se tu mi dici Sukuna ha tenuto testa aiuta, io ti dico di sì. Sukuna quando lo combatte con Yuji. Ma Per me quello che hanno fatto Uro e coso quindi là è scusa, di brutto. secondo te Todo avrebbe prestato come Sukuna? No, avrebbe prestato da solo. Come Ryu e Uro, che dovrebbero essere due gradi Ma speciali, quindi secondo te ma per me è molto più grado speciale Todo di loro due. quindi Todo tipo one shot a Riga, cioè tiene testa ai raggi di Yuta, Secondo me Todo
Se quello è tenere testa aiuta, non tiene testa aiuta. Se, mid se essere mid diffati da aiuta vuol dire tenergli testa, allora sì, gli tiene testa. Ma io posso dire una cosa prima di passare al prossimo verso, perché non voglio più sentire niente su questa cosa. Dimmi. Io voglio dire al capitano, te prendi tutti i PG di Shibuya, tranne Yuki, Kenjaku e Gojo, li metti tutti in contemporanea contro Ryu, e Ryu vince l'Udif. No, lì, ma dai, ma non me lo puoi dire questo, cioè... Anch'io, anzi, sono fanboy di certi personaggi. Userei ma... dire anche no diff, però diciamo lui. Minchia, mono diff, è arrivato lui. Ma Ryu, ma che cazzo fa? Ma com'è possibile che Ryu sia più scarso di Nanami? Se tipo Kenjaku lo elogia come fortissimo, che combatte... Sì, ma ti prego, ma quelle sono... Ma tu... Lo leggi Jujutsu Kaisen, ok? Lo leggi, ma cazzo, quelle sono robe che si fanno dire ai personaggi. E mi sta tenendo testa. C'è, mo, scusa se ti faccio un paragone con un altro anime, ma c'è Bleach, che c'è tipo c'è il capitano più forte del Gotei 13 che dice di Sado all'inizio che sarebbe stato one shottato da un pugno. Ok, ma non è vero, sono robe che si dicono, ma per me ti posso dire che Ryu si potrebbe pure argomentare se sia uno stregone di primo livello o se sia inferiore per quanto mi riguarda, ma non è un grado speciale. Com'è possibile? Ma scusa, ma uno stregone di primo livello come fa a fare quelle che ti aiuta? E quindi scusa, aiuta nei Gallin Games è diventato una pippa. No, aiuta, ma aiuta tra i gradi speciali è uno dei più deboli comunque. Quindi secondo me non va elevato tanto. Ma non viene detto che è il secondo stregone più forte dopo Gojo? Sì, ma se tu vai a vedere quello che viene detto un sacco di merda. Cioè... Ma viene detto un sacco di stronzate, ma che ci sta? Ma secondo te, ma cosa cabbe? Ma secondo te, cosa cabbe? È più forte di Nanami, è più forte di Mei Mei, è ma più forte cazzo, di Dodo, è più forte cazzo. Di Toto. Ma secondo te, ma può essere più forte di loro? Cioè, semplicemente, no. Jujutsu Kaisen ha il problema. Bravi. Al problema che ha Shibuya. No, ti prego, non voglio. No, dico questa cosa, andiamo avanti. Dico per favore, dai, andiamo avanti. Dico questa cosa, andiamo avanti. Semplicemente Jujutsu Kaisen ha avuto il problema che è iniziato dove i livelli di potenza nei vari livelli della stregoneria erano distribuiti. A Shibuya li ha voluti portare tutti sul primo livello o meno, e alle colonie li ha voluti portare tutti sul livello speciale o meno, che se lo meritassero oppure no. Perché andiamo. Voleva il pare, e non c'è riuscito, almeno okay. Per me. Io penso che ha vinto Gato, non lo so. Ho paura, no, io ho paura di iniziare un discorso. Quindi ha vinto Keto? Sì, no. No, dai. Ok, andiamo avanti, andiamo con la terza sfida. Quindi praticamente... Vabbè, no, dai, inizia a discorso. No, sfida è andato un po' a quel paese, in certo senso. Ok, andiamo con la terza sfida di stasera. Manu, dimmi tu chi è questo versus? Ah, vabbè, teoricamente anche questo per capitano non ha senso esistere. Vabbè, da una parte c'è Yorotsu e dall'altra c'è Baki. Hai capito, sì, hai detto bene. Anche se ti posso dire che Yorotsu comunque è la meno peggio, dai. Io voto Baki. E anche per me Yorotsu comunque non è un grado speciale. Io voto Baki, non lo so perché, ma mi ispira. Ah, comunque, Scammato, ci tengo a ricordarti che per i personaggi di Jujutsu
Anche l'avvocato lì era uno stregone al pari di Gojo, Non è vero, non sai leggere, non eh. sai leggere. Viene Esatto. detto, Tutti sì, tutti sì viene detto in che viene silenzio, detto parla Gojo fake. di suo cazzo, perché ogni 3x2 lo deve dire. Perché si è Ha ridotto a questo detto che ha il potenziale di Jujutsu Gojo. Kaisen? Ha detto che ha il potenziale di Gojo. Se avesse avuto il potenziale di Gojo, per me sarebbe almeno forte quanto la sua versione senza risveglio. Detto questo, Infatti è passo il molto turno. più forte. Molto più forte, ma io mi vado ad ammazzare. Fai bene, fai bene. Nessuno ti ferma, non ti preoccupare. Detto questo, io la mia opinione l'ho già detta. Orozu non è un grado speciale. E Maki, per quanto mi riguarda, è leggermente più forte di Toji. Ok, Tony, dimmi la tua. Ho bisogno di bere alcol. Secondo Questo me, era il mio dopo quello che hai intento. sentito, devi anche tirarti qualcosa, però va bene. Ma sai che secondo me post life andrò a fare un giro. Allora, dimmi tutto, Tony. Sfoga tutta la Vabbè. tua rabbia, vai. Facciamo un'argomentazione pulita. Sì, vai, facciamo pulito, dai, parliamo io e Manu che siamo persone con un cervello più o meno funzionante. No, non è che io non parlo semplicemente perché la mia l'ho già detta e voi non avete saputo quanto batte. Aia. Voglio la raccomandazione di Vabbè, Tony, sono d'accordo con Entity. Yoruzu combatte col 16 dita, Meguna, e vabbè, a prescindere da quanto si voglia argomentare di quanto Sukuna fosse serio, no? Insomma, comunque in speed è più o meno relativa a 16 dita in teoria. Ma Perché come? comunque in teoria starà, di speed almeno, poco sotto perché Sukuna comunque le poche volte che prova a reagire non è che ci riesca proprio benissimo, ma comunque stanno là, dipende da quanto Comunque, pensi che Sukuna fosse serio. dipende perché a quanto mi ricordo, perché io con la saga delle colonie, il mio cervello ha fatto come si fa con i Taomi. Ha cercato di rimuoverla, però a quanto mi ricordo, lì Meguna usa solo le bestie ombra. Quindi Che c'è non lei c'entra un cazzo con quello che stavo dicendo che io. combatte contro Grande Torello, dai. Ma Grande aspetta, Torello è una codida. capitano, ma come fa Jujutsu Kaisen a essere nella tua top 5 manga preferiti se metà dici che è una merda? No, E nella mia top 5 manga preferiti, principalmente perché esiste un capolavoro chiamato Shibuya. Comunque no, in realtà è solo io disapprovo da post Shibuya in poi. Anzi, neanche da post Shibuya in poi. Io disapprovo più o meno da quando la saga delle colonie. Da Meguna io disapprovo tutto. Prima già le colonie un po' scricchiolano e da Shibuya, dall'inizio fino a Shibuya per me è tutto fantastico. Quindi compensa, dai, c'è alla fine una saga di merda, per quanto sia la saga finale, non impatta così tanto nel mio gusto. Vabbè, riprendiamo al toro. Tanto io vado in bagno. Ma io non ce la faccio. E io che pensavo che la gente su TikTok non capisse un cazzo. Cioè, mi vado a leggere i commenti e penso che sono dei geni d'ora in poi. Oddio, non è che hai torto, Su TikTok ho visto degli abomini. No, no, capito. Sempre ti prego sfida, non, no, è solo rumore. Quindi ok, No, Entity, Maki non viene riconosciuta dal corpo sicuro, ovviamente, come sai già. Quindi no. E la palla infinita di base sembra essere abbastanza lenta quando la fa, però non è che vi la vedi molto, quindi senza corpo sicuro non lo sai. Ma Machine è più veloce, quindi secondo me la schiva.
Quindi sono su schiare. Chi vince, la ragazza o il ragazzo? No, aspetta, un'altra. Eh sì, ma Entity se li appunta normalmente schiva. Mio Dio. Cioè, Machi è palesemente più veloce della palla. Quindi andiamo tutti per quella di destra? Sì, ma sto parlando per... Andiamo quella di destra. Cioè... No, perché ci sono altre quattro sfide, Entity, capito? Siamo a 40 minuti. Entity, secondo me, paradossalmente, la cosa migliore che può fare Yuruzu è usare grande armatura in setto per cercare di ottimizzare la speed e combattere cross combat, ma Machi la apre quella solo speed katana. Ma letteralmente la apre. Fra l'altro Yuruzu non sa manco se ha il recettivo scopo per percepire l'anima, quindi Machi secondo me demolisce. Bullismo su Entity. Sì, comunque vabbè, votiamo. No, è che avevi scritto una cosa fuori dai consensi del bot Entity. Certo, sono di 100% il suo cervello per scegliere. Milano, secondo me Capitano avrebbe detto che quelli che avrebbe fatto che avrebbe fatto Maggi facevano a cagare. Cosa? No. Dai, no. Che cosa? Io questi versus li ho cambiati perché prima li aveva fatti un'altra persona. E secondo me tu avresti detto che quelli facevano più cagare di questi. Perché? Fammi qualche esempio di versus che aveva fatto. No, ti scongiuro. Ne faccio solo dai. Uno. C'era Itadori e Todo insieme contro Akari. Contro? Akari. Ma Itadori e Todo di quale punto della storia? Shibuya. Attuali? Shibuya? Oddio! No, è una cagata. Però ti posso dire che può essere un po' più fair, più giusto questo piuttosto che Uraume che cazza nel culo Yaorozu contro Machi. Cioè, è allo stesso livello di disparità, secondo me. Anzi, quello lì è un po' meno dispari, come livello di potenza, forse. Andiamo avanti, io voto Machi. Posso dire che Yaorozu ha lo stesso nome, quasi lo stesso nome di Yaoyorozu di My Hero Academia, dà lo stesso potere. Non so perché, ma io dall'inizio ho detto Machi, poi non lo so. Sono stato bravissimo, lo so. Così alla cieca ho vinto, lo so. Quando sfida è sfida, capito? Ok, andiamo per la quarta sfida di stasera, che prevede, lo dice Manu. E quando si carica. Toji Fushiguro contro Akari. Questo è l'unico effettivamente giusto. Non capisci un cazzo. Bilanciato, ecco, non mi veniva. Questo è l'unico bilanciato fino ad ora. Perché? Perché, allora, c'è da dire una roba. Che Akari deve sveltirsi ad attivare il dominio ogni volta. Perché secondo me, se Akari sta senza immortalità per un po' di tempo, muore. Cioè, ha come fit fisiche, proprio potenza fisica, Toji è di molto superiore, ok? E l'unica chance di Akari è se continua a fare jackpot. Però Toji è difficile da stancare.
Cioè, Toji è veramente difficile, cioè, lo devi veramente prendere e sbattere in giro tutto il tempo, se no non lo stanchi. Ma ok, scusami, Cioè, che poteri il punto hanno è questi che... due? Eh? Che poteri hanno Allora, questi due? Toji è semplicemente molto forte e molto veloce, è una bestia, ok? Tu pensalo come una bestia, è fortissimo e velocissimo. Però non ha poteri speciali. Ok? Ok, no, Invece vedo Akari un mostro addosso, che cos'è? è quel mostro è essenzialmente il suo arsenale. Cioè lui sfila le armi dalla bocca di quel mostro, ok? Ha solo quella come roba speciale. Invece Akari ha il potere, praticamente il suo potere è un jackpot in cui se cioè è una macchina, come si dice, quelle che stanno nei casinò. Slot Una slot machine. machine. Una slot machine in cui se lui fa jackpot, può diventare immortale per 4 minuti e 11 secondi. Immortale in che senso? Nel senso che lui si rigenera in automatico qualsiasi ferita si faccia. Qualsiasi per 4 minuti e 11 secondi. Ed ha anche più energia, se non mi sbaglio. Ok, però quello che voglio capire io, cambia il suo potere a seconda della combinazione del jackpot. No, ma in realtà sì, no, è però in realtà sempre sì, però vabbè. davvero? Ma cioè, non dovevo partecipare. Sono sprecato. No, cambia. A me sembra che non cambi. Comunque, il fatto è che secondo me in questo versus la chance teorica di vittoria di Akari, visto che non può farlo fuori a pugni, sarebbe stancarlo. Però stancarlo è quasi difficile quanto ammazzarlo di botte. Quindi, secondo me, semplicemente la volta che non fa jackpot perde e muore. Cioè, anche se uno scontro che va avanti per 2 o 3 ore, è la prima volta che Akari non fa jackpot è morto. Tony Lord dice: ma come davvero? Perché Capitano ha detto davvero, riferito alla cosa Ah, del. ok. Ok, Fake ha detto la sua. Tony, dimmi. Bene, questo è il versus più unilaterale fra quelli fatti finora. Minchia. Da che lato? Toji Negano Diff. Allora, prima cosa, puttanate. Akari non è immortale contro Toji perché Toji è il peggior matchup in assoluto. Akari non può percepire l'anima, di conseguenza non può curare i danni della Soul Split Katana. Le sue cure sono assolutamente inutili contro Toji. Secondo punto, Perché ha la spada che taglia l'anima. l'Inverted Spear of Heaven, che sarebbe la tecnica che annulla le tecniche avversarie. Annullerebbe la CT di Akari, di conseguenza le cure di Akari se ne vanno a fanculo. E anche qua Akari muore, parte 2. Terzo Ma punto: allora dipende, non dipende da un cioè cazzo, non dipende da un cazzo. l'Inverted Spear of Heaven viene vista tagliare una tecnica passiva. Cioè, no, allora bisognerebbe capire se funziona più tipo la spada, cioè se il tuo annullamento è più tipo la spada di Asta di Black Clover, che taglia a metà la magia, oppure più tipo la Galmatolite di One Piece, che basta che ti tocca un millimetro e sei è annullato tutti i poteri. Se non mi interessa, non risponderò. No, rispondi una delle due. No, nessuna delle due non rispondo. Cioè, proprio sono due esempi che non c'entrano un cazzo. La spada viene spiegata in maniera chiara e tonda con parole dirette, non me ne No, fotte un cazzo. allora, la spada non ha tagliato l'Hollow Purple, ok?
Partiamo con questo presupposto, che non ha tagliato l'Hollow Purple. Si potrebbe discutere se l'ha preso alla sprovvista o meno, ma c'è, più che altro c'è da capire, la spada poteva tagliare un bagliore blu, un bagliore rosso. E secondo punto, se per esempio Akari si sta degenerando il braccio sinistro e la spada gli trafigge lo stomaco, gli annulla la tecnica e non può più degenerarsi, quindi è tipo la calmatolite di One Piece. Cioè, è quello il discorso. Devi capire se basta che ti tocca un secondo o può semplicemente tagliare la manifestazione della tecnica. Perché quella di Akari non è una tecnica che si manifesta come l'infinito o come i bagliori. Detto questo, vince Ascolta un comunque attimo, Toby. se il coso bypassa l'infinito con la tecnica passiva per quelli di Akari lo è, perché non dovrebbe funzionare? Ma perché l'infinito è più materiale. Cioè Non è materiale, l'infinito è un effetto, non esiste nemmeno l'infinito, questo fa capire quanto non sei un cazzo. L'infinito è una manifestazione fisica della tecnica di Gojo. La rigenerazione non è una roba materiale. Cioè, puoi annullare la rigenerazione, e quello è il punto. Penso di sì. Cioè, quindi basta che lo trafigge un millimetro e si annulla la tecnica, secondo te? Boh, non lo so. E no, perché questo è il discorso, ma de cioè, detto questo, vince comunque Toji. Andiamo avanti. Vince Doji comunque. Dire, puoi andare avanti. Quindi non Scusa, se n'è vince andato, Akari. tipo. Mi sembrava più figo. Ti sbagli anche su questo punto. Anche se comunque Akari è un gran ficone. Però Akari è gay. Allora voto Akari, sì. Voto Akari, sì. Voglio la stranezza. Voto Akari. Quindi tutti d'accordo. Qui, cazzo, leggo due voti per Akari. No, sai Ma cosa? Voto Lord l'ha votato perché io ho votato Toji. anch'io Akari. Ok. Vabbè. Buona caponata, però la battuta va bene. Sentiti, proprio il fatto che la spada rompa l'infinito. Riflette il fatto che l'infinito sia una manifestazione materiale. Cioè, quello che hai detto tu a mio vantaggio. No, io non sono gay shadow, io sono bisessuale. Beh. Ok, Io voto dai Akari. ragazzi, passiamo alla quinta sfida. Sì, ma quante sfide ci sono? Sette. Sì. Ok, vai, Manu, dimmi. Sì. Ditemi che quello è 15 dita, per favore. Sopra abbiamo Yuta dei Gunling Games e sotto Sukuna 15 dita, Yoshikuna, quello di Shibuya. Vado su Kuna. Una domanda. Ma cosa? Yuta ce l'ha la scala di Giacobbe? Non lo so se Shibuya ce l'ha. Non Ah ce no, l'ha. di Shibuya. No, tu hai detto delle Scusa, non lo so se colonie. nei Gunling Games ce l'ha. No, ce l'ha Non ce nella l'ha, casa di non ce Medina. l'ha, non ce l'ha. No, ce l'ha. Allora, ce l'ha nel combattimento contro Sukuna. Ma Ciò te lo vuol giuro che dire non che la. capisci, no, non capisci le parole che dicono gli altri, te lo giuro, te non ascolti. Cioè, quindi l'ha presa nella fase in cui Sukuna si è fuso con Megumi. Ecco, Grazie al cazzo, è la prima volta che incontro Angela. Quindi questo Yuta è lo Yuta di quella fase della storia o di inizio Combatte colonie? contro Ryu.
Mamma mia, voglio battere contro Ryu. Dello scontro con Ryu. Dello scontro con Ryu è una bella. Questa è la. È effettivamente l'unica sfida bilanciata. Allora. Non ucciderti, Tony. Non farlo, Tony. Fermati, Tony. C'è da dire una premessa. Che aiuta, gliel'hanno chiesto. Gli hanno chiesto, ma tu saresti in grado di sconfiggere Sukuna a 15 dita? Non è vero, e lui ha detto, non è vero, non dire cazzo. Sì. Allora, Tony, quando finisce Shibuya, che ci aiuta, non capitano, mi ricordo se glielo chiedono. Capitano, per favore, io quel dialogo lo so a memoria, non dire puttanate, io so ogni cazzo scandi giudizio a memoria, non allora, dire cazzate, è Yuji che lo dice. Io questo me lo ricordo per certo, non mi ricordo se glielo chiedono durante le colonie o durante quel dialogo, ma ad un certo punto... O lo dice lui di sua sponte che lui potrebbe tenere testa a Sukuna 15 dita o potrebbe batterlo. Non mi ricordo che cosa dice di preciso, quando lo dice, ma mi ricordo che lo dice. Detto questo, comunque è un versus molto valido secondo me. Però c'è da dire che Yuta ha una vastità tale di tecniche che secondo me vince. Very hard diff forse, ma vince. Tony? Ok, Tony, dimmi la tua. Senza ammazzarti. Vai Tony, forza e coraggio. La fede è il miraggio. Ragazzi, io ho le mani che mi tremano. sfoga nel parlare, vai. Io voto Sukuna, quindi parla bene di Sukuna, dai. Voto Sukuna active. Perché io voto Sukuna? Un po' di spiegazione, ma che per... dici? Qualche informazione in più del tuo voto? No. No. sto argomentando solo io per questa live. No, ma infatti, cioè, molto deluso da entrambi voi. Infatti, proprio da Tony sono deluso. Mi aspettavo un po' più di guerriglia, però no. Sì, più che altro voglio fidarti da parte di Tony. Sta facendo un raid insieme a... vabbè, un po' di amicizia, capito? Arale, buonasera. Ma Lord, ma magari che Gojo fosse il mio amante. Ma magari. Poi Sukuna, comunque c'è da dire che Sukuna nel corpo di Yuji ha anche un certo appeal. Cioè, non è Gojo. Voglio dare un attimo un credito ad Arale. Grazie Arale. È giusto l'applauso. Dai, comunque, cioè, se nessuno qua dice niente, io assunto... Ok, dai, votiamo tutti Sukuna, perché per votare l'altro ci vuole un coraggio da leoni e non ne abbiamo, perciò quindi andiamo per Sukuna. Vabbè, io ho votato lui. Lo so chi hai votato, però cazzo vota Sukuna, va, e lascia stare. Ok, andiamo per la sesta sfida di stasera, che prevede, lo dirà Manu. Ah, qui vedo un po' di guerriglia, No, vabbè, questo è Yuji risvegliato contro Gojo del di Jujutsu Kaisen Zero, quindi non considerate il dominio, fate finta che non ce l'ha. Quindi bisogna calcolare solo l'occhio. No, è lì, è la fanart che in quel modo. Ah, ok, perfetto. Io non voglio esprimermi per rispetto dell'intelligenza degli spettatori qui presenti.
Fake non parla per una volta. No, Dimmi tutto tu, Tony. Argomento umano questo. Ma io non... No, non argomento un cazzo. Io no, voto ma non Gojo, poi vedete voi. Ma non è un versus, dai, ma che cazzo vuol dire? No, vabbè, però voglio sentire la spiegazione di Tony. Cioè, non è che lo voglio, lo pretendo, è diverso. Io non sono nelle condizioni per spiegare un cazzo in questo momento. Cioè, mi spiace, ma non... Chiede capitano. Allora, sfide, okay, tu vai. prendi un soldato normale e lo metti contro Ares, il dio della guerra, che vince. Il soldato normale? No, ah, cazzo, okay. No, comunque troppo impari, cioè, per me... Gojo senza dominio è comunque stato di Gojo, è comunque il più forte, quindi ma cioè, secondo me Gojo, ma tu dici Gojo? Sì, io dico Gojo. Ah, Gojo, okay. Ho voglia che dico Gojo, cazzo, il più forte, cioè, secondo me poteva ma neanche senza Lollo Purple, cioè l'unico modo per rendere giusto, per rendere bilanciato un versus contro Gojo, togliergli l'Hollow Purple e il dominio, e lì diventa bilanciato. Ok, rispondo a questa domanda: Yuji come oltrepassa l'infinito? Non lo fa, per questo dico che vince Gojo. Il dominio semplice lo può fare, sì, cazzo. Cioè, per quanto per quando ha attivato lui il dominio semplice, Gojo gli ha sparato 36 Hollow Purple. Vabbè, lo fa all'inizio, che vuol dire? Sì, ok, ma tu sottovaluti il tempo che ci mette Gojo a creare una sfera di merda viola e lanciargliela in faccia. Lo schiva. Non penso. Ma secondo te Yuji contro Toji chi vince? Ma gli fa il culo Yuji a Toji? Ma vaffanculo. Il cazzo di domanda è? Oh, cosa ha detto? Non gli le dà a Toji. Eh? Yuji picchia Sukuna e secondo te non picchia Toji? No, lo picchia Toji, ma Toji è più veloce. Ma perché? E vince Toji. Quando mai è più veloce? Ma perché semplicemente è Toji è come Maki, ma un po' meno di forza fisica. E Maki, per un attimo, se non mi sbaglio, sfugge alla vista di Sukuna. E pure Yuji. Ma Maki secondo me è il personaggio più veloce di Jujutsu Kaisen, Voce più veloce. Proprio. No, pure Traveling Speed è più forte Maki. Poi come velocità di riflessi posso essere d'accordo su Gojo. Che ne pensi, Tony? Ma sulla pura velocità di gambe è molto più veloce Maki. Perché c'è la velocità di braccia. No, cioè la velocità di riflessi è semplicemente se gli spari chi reagisce più velocemente, anche di pochi secondi, cioè, capito? È discutibile su quale sia più forte in combattimento, ma comunque per me Yuji, per come intendo io il livello speciale, Yuji non è un livello speciale, mentre Toji sì. Raccogliamo un po' i voti, dai ragazzi, così passiamo all'ultima. Io voto Gojo. Chi voti tu? Io voto Gojo. Okay. Gojo. Io pure voto Gojo. Tony? Che da oggi in poi sarà Gojo. Voto Yuji. Ok.
Io Gojo, quindi 3 a 1 qui per questa Vince sfida. 10-4, In vince chat 10. praticamente vince Yuji, perché raccogliendo i voti in chat sono 3 per Yuji. Quindi praticamente 4 a 3 per Yuji. Quindi siamo tre coglioni noi, va bene? E vabbè, che No, devo dire? Sta vabbè, cafonata, eh. ma conta che Lord, prima cosa di tutto, non avrebbe mai votato Gojo perché sa che è la mia crush definitiva e perché io ho anche votato Gojo. Quindi doppio motivo per non votarlo. Gojo non vincerà mai, ok. Andiamo per la settima sfida, ossia l'ultima che vedremo stasera, che prevede... Cazzo, mi ricordo quello... No, non mi ricordo quello di... Prevede un Quello di sinistra non mi massacro. ricordo. Ok, Manu, dimmi chi sono i personaggi. A sinistra c'è Mauraga di Shibuya Esatto. e a destra c'è Kashimo trasformato. Cioè potete fare pure Kashimo trasformato. Io ho messo quell'immagine perché era la più figa che c'era. No, questo Chi voto scontro Mao? non è uno scontro. Cioè, non è uno scontro, è un massacro. Ok, allora, Cioè, io fatico. qui prima di fake voglio sentire ciò che dice Tony. Tony, dimmi la tua. Tony si è andato ad impazzare. Allora, solo in questo caso specifico di questa live, allora Kashimo gli fa il culo, perché, allora, Mauraga, questa è Mauraga di Shibuya ovviamente, giusto Manu? Ok, Mauraga di Shibuya viene mostrato dalla fredda grande freccia infuocata del 15 dita, viene massacrato anche fisicamente dal 15 dita, non gli scava minimamente in nessun modo, per il resto è abbastanza fitless. Kashima invece con la tecnica attiva, quindi con la forma, con la bella figa, ha fit su Kuna 20 dita nella forma vera. Fra l'altro ci reagisce costantemente, ci va relativo, schiva il taglio del mondo, che è probabilmente attacco fatto in jutsu, lo tanca anche, ha una buona rigenerazione. Ha un attacco Doranai che può vaporizzare tramite onde elettromagnetiche qualunque roba, quindi lo one shotta. E boh, c'è cioè Kashmo Speed Blizzard scala, ci gioca a carte, fa tutto. Parna mano, parna mano. Boh, io penso veramente che sia più forte Kashimo. Perché No, l'altro non è per buono. me. Io per me, io sono d'accordo che questo è molto impari, ma dall'altra parte. Cioè, per me, cioè, cazzo, se Mauraga non è stato one shottato, ma anche se fosse stato one shottato dalla freccia del 15 dita, ti posso dire che Kashimo, secondo me, non è neanche forte quanto Jogo. Cioè, per me, Jogo è più forte di Kashimo. E Jogo è stato veramente one shottato da un attacco. Poi del resto, anche se Kashimo potesse ferire Mauraga, per quanto io Kashimo lo amo, cioè, a me Kashimo piace, però cazzo, non mi ricordo, sono telle i giri di ruota che deve fare Mauraga per adattarsi, vero? Cioè, cazzo, lo colpisce una volta, due volte, alla terza si è adattato e basta, ed è morto lì Kashimo. Perché, cioè, Kashimo è veramente uno che fa tutto affidamento sulla tecnica. Se Mauraga gliela toglie, Sono cazzo, è quattro giri. morto. Quattro giri, scusa. Quattro giri e muore malamente. Cioè, non ci arriva secondo me Kashima a colpirlo quattro volte. Semplicemente perché Mauraga tiene testa al 15 dita. Per me, Kashima
non è, cioè, più debole di Yuji, è più debole di un sacco di stregoni di primo livello. Cioè, per me Kashimo, ma come ho detto e concludo qui il discorso che avevo iniziato all'inizio live, per me Kashimo, Ryu, Uro, Yorozu, per me, cioè, sono valutati stregoni di livello speciale, ma per me non sono neanche di primo livello. Cioè, per me sono stregoni di secondo livello. E Sukuna 15 dita è un livello speciale, parliamoci chiaro. Ma è il livello speciale a cui nessuno di questi personaggi arriva, ma neanche col binocolo. Quindi per me è proprio è una sparata di Mauraga o due. Cioè veramente io il combattimento me lo immagino di tipo Kashimon che gli va in fronte, Mauraga tira una sparata, gli taglia il braccio, alta carica di Kashimon e muore. È finito il combattimento. Quindi Io sto veramente aspettando impari. che qualcuno interrompa, però nessuno ha il coraggio. Cioè, ha detto, vabbè, qualcuno lo interromperà o a voce o in chat, magari qualcuno interrompe. Però quando pare no. Cioè, qui siamo tutti d'accordo per Cascimo. No, Ha io spiegato in una maniera sono d'accordo. eccellente, Tony. Questo qui mi dice tutto il contrario, ma non lo so. Che devo fare? Ma allora, sfide, devi semplicemente capire che allora, Jujutsu Kaisen è uno dei miei manga preferiti, Grazie, Anale. ok? Sfide, Jujutsu Kaisen è uno dei miei manga preferiti, ok? Era il mio quarto manga preferito prima delle saghe delle colo della colonia. Delle colonie. Nelle saghe delle colonie, che è successo? Che il mangaka ha voluto alzare. Voleva alzare l'asticella del power level, ok? In che senso? Senso che voleva che tutti i suoi personaggi fossero più forti e dal primo livello, che era c'è cioè un personaggio medio di Jujutsu Kaisen prima di quella saga, era un primo livello. Lui voleva rendere lo stregone, il personaggio medio un livello speciale, che è il livello ancora sopra. Quindi ha cominciato a dare gradi speciali a cani e porci. Quando. E non ha dato livelli speciali a chi secondo me li meritava. Cioè, per Ok. dire, Kashimo non è un. Per quello che ha mostrato, già per il solo fatto di aver perso contro un primo livello, già per me non è un livello speciale. Lì non è Perché ti viene trasformato. detto che i livelli speciali, Ma là ma non è trasformato. già abbiamo un prima non smettila cambia un in cazzo da chat. Chi si trasformatore. accoda? Ma come non cambia un cazzo? Ma allora, semplicemente ti viene detto che a Shibuya ti viene detto che i gradi speciali più deboli possono venire uccisi da due stregoni di primo livello. Per me già il solo fatto che lui abbia perso contro uno stregone di primo livello non lo rendono un livello Non è speciale. trasformato. Sì, allora, Manu, se tu tu mi metti cazzo, sul hai piatto che ragione, non ma è sei incredibile. trasformato, io ti posso dire che Akari non ha faticato. Ma non è vero, Sam, non è Akari non vero. è stato messo in difficoltà da Kashimo. Ma come? Non è vero. Sì, no, non è stato messo in difficoltà. Quindi anche se fosse stato trasformato, sarebbe stato hard diff per Akari. Ok? Quindi già solo questo fatto, già, ma anche avesse vinto, già solo il fatto di aver faticato così tanto contro uno stregone di primo livello da solo, già lo rendi inferiore. A dei livelli speciali che possono essere che può essere gioco, che è forse il livello speciale più debole. E in tutto questo, secondo me, non è neanche al pari degli stregoni di primo livello. Per me,
se al posto di andare a morire in faccia a Sukuna ci fosse andato un Choso o ci fosse andato un Todo o una Mei Mei, avrebbero comunque fatto più cose di quelle che ha fatto lui, perché lui da trasformato è andato a morire. Ok? Mentre una Mei Mei, un Choso sarebbero morti, sì, ma qualcosa gli avrebbero fatto, secondo me. E invece Come vuoi. Kashimo non ha fatto un cazzo. Per questo, per me, Kashimo è un secondo livello, uno stregone di secondo livello. Va bene, capito. E Mauraga è un livello speciale. Siamo tutti d'accordo con te, capitano. Non ti preoccupare che sarà stato così. Io sono tranquillissimo, No, nel senso che io dire, voglio solo. cioè, ma non lo so chi parla di più, se tu o Fidel Castro. Beh, Cioè, io ho Fidel sentito di Castro sempre diceva proprio. una parola di Fidel Castro, Dai. cazzo, quello non sputa mai. Beh, Allora, se ragazzi, mi paragoni a Fidel Castro, io posso solo essere onorato. per la moscerella di palle, sì. Allora, ragazzi, mi sono perso chi vince questa sfida. Mi sono perso nella No, votazione. raga, per tutti ho convinto. Allora, qui 3-1 per Kashimo. E in chat che votano? Perché magari, sai com'è? Ok, praticamente un one shot questo Kashimo. Ok, va bene. Fatti due domande fake a questo punto, No, cioè ma fatte io le sì, io tasto, sono convinto fatti delle una mie domanda teorie e datti una perché. risposta. Ma finché nessuno mi dà argomentazioni valide, la mia argomentazione si rafforza soltanto. Cioè il fatto che voi non possiate argomentare No, rido perché per il fatto Kashimo di batte Shadow. Mauraga, mentre io invece posso argomentare così bene perché Mauraga batte Kashimo, viene solo ad rafforzare la mia ipotesi. No, ci sono anche altri tipi di questioni, del tipo uno ha le palle così grosse che ci può giocare a basket, o ci gioca a bowling, casomai se si possono impugnare quel tipo di Ma palle, perché è sempre sai com'è? così? No, Sì, ma il perché fatto è che conosco non ho. Tony, se sei zittito significa che veramente qui le cose sono assurde. Un attimo, eh. Il mio cervello non riesce a contenere tutte queste cose. Inutili. No, ma perché non ha saputo argomentare nessuno, non solo Tony? Cioè, quando la Ah, gente questa è guerriglia. non sa argomentarmi contro, quando la gente non sa argomentarmi contro, per me è una mia vittoria. Sti cazzi. Cioè, se tu mi dici, una cosa che per te è ovvia, allora devi sapermela Ma questo dimostrare. è un attacco anche per Entity a questo punto. No, per Entity, no, ma non è un attacco. È semplicemente che nessuno mi ha argomentato contro. Ok, io ovviamente sto Cioè, stuzzicando è un giusto per dato fare un po' di di gioco, non è che veramente sto appicciando un fatto. No, fuoco. vabbè, ma anch'io, ma anch'io. Ok, dai ragazzi, Ma anch'io sto. siamo arrivati alla fine di questo versus. Finalmente è arrivato la fine di questo versus. Ha vinto Kashimo. Per la gioia di tutti i bambini, ha vinto il capelli azzurri. Ok, ragazzi, e grazie a cazzo, È ma adesso. stato, non Vabbè. hai parlato neanche te, però. Ok, allora, ce ne dobbiamo andare. È passato più di un'ora e ce ne dobbiamo scappare. Allora, ragazzi, siamo arrivati alla fine di questo video. Abbiamo visto 7 sfide a tema Jujutsu Kaisen. E abbiamo visto un po' di questo, un po' di quello, un po' fake che ha parlato sempre. Tony si è offeso e si è mutato. Va bene. Stranamente è stata una guerriglia fredda stasera. Speriamo che la prossima volta sarà una guerriglia un po' più accesa, con toni di fuoco e con un fake di ghiaccio a questo punto, perché. Ancora più tanto così. Così. Ok,
Ok, ragazzi, ringrazio tutti coloro che hanno seguito questo video, soprattutto per chi vedrà questo video, se ne arriverà fino a questo punto a dire: ma che cazzo dice? È capitano, è lui che dice. Non è colpa mia, non hablate con me perché non so un cazzo qui. Ringrazio soprattutto i miei ospiti, Tony. Ciao. Sì, sono vivo, Charles. Ringrazio Fake. Quando volete. E ringrazio Manu, che sì, è vivo, anche se non ha parlato proprio, però sì, è ancora vivo. Ok, ringrazio nuovamente tutti. Alla prossima, ragazzi. Shoryuken!